Benvenuti nel nostro canale di notizie. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie. Recentemente, il mondo dell'intrattenimento italiano è stato scosso dalla perdita di un grande talento. Enrico Oldoini, noto regista di Don Matteo e di numerose pellicole che hanno fatto ridere generazioni di italiani, ci ha lasciati. Il pubblico ha dimostrato un'enorme ondata d'affetto per questo regista tanto amato. Tanti artisti che hanno collaborato con lui nel corso degli anni hanno voluto rendere omaggio a Enrico Oldoini. Nathalie Guetta, celebre per il ruolo di Natalina in Don Matteo, ha salutato il regista in modo commosso. Nino Frassica, celebre per la sua versatilità artistica nel mondo dell'intrattenimento come comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo, ha deciso di condividere un messaggio di cordoglio tramite il suo profilo Instagram per ricordare Enrico Oldoini. Nel suo toccante omaggio ha esposto le sue condoglianze a tutta la famiglia del regista e ha utilizzato parole profonde e commoventi, definendo la perdita come una terribile morte. Questa espressione mette in evidenza il profondo impatto che la scomparsa di Enrico Oldoini ha avuto sulla comunità artistica e sul pubblico, sottolineando la tristezza e il dolore che questa notizia ha portato. I fan, commossi dalla notizia della sua scomparsa, hanno voluto esprimere il loro affetto e ricordare l'indimenticabile risata di Enrico Oldoini. L'attore Massimo Boldi ha raccontato l'incredibile coraggio con cui il regista ha affrontato la battaglia contro la SLA negli ultimi anni. La sua storia è un esempio di resilienza e forza di volontà. Ci uniamo al cordoglio di tutti coloro che hanno amato il lavoro e la personalità di Enrico Oldoini. La sua eredità artistica continuerà a far ridere e a ispirare le generazioni future. Vi ringraziamo per averci seguito. Non dimenticate di lasciare un commento alla fine del video e di seguirci per rimanere informati sulle prossime notizie. A presto con un nuovo aggiornamento.